Finalmente è arrivato il momento del video dei prodotti finiti. Ne ho davvero tantissimi, di cui anche make-up, e in particolare ho anche due prodotti carini di cui parlarvi. Ma prima di questo vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di cliccare anche sulla campanellina per le notifiche e di seguirmi sui social, in particolare Instagram, e comunque trovate tutti i link sotto. Detto ciò, iniziamo, perché questo video, già lo so, sarà lunghissimo. Inizio da questo prodotto, che è quello più fastidioso di tutti perché è appiccicaticcio, ed è questo colluttorio di For Hands. E a me questa marca piace tantissimo perché i suoi colluttori sono molto molto delicati. Non sentite quella sensazione di bruciore, come se fosse comunque qualcosa di alcolico. Sono delicati, però vi lasciano veramente questa sensazione di freschezza. Quindi a me questo è piaciuto tantissimo. Poi, quest'altro di cui voglio parlare è invece un prodotto bocciato, ed è un deodorante, un profumatore per ambiente di The Body Shop, e questo è alla melagrana e al lampone. Questo, allora, di per sé il profumo è wow, perché è un profumo fresco, fruttato, però è un profumo che svanisce praticamente subito, e quindi è proprio di quelli che hanno sì un odore fantastico, ma che dura veramente pochissimo. E poi tra l'altro ha anche, non so se era magari difettoso lo spray questo, però non vaporizza benissimo, per cui vi ritrovate un po', diciamo, dove arrivano queste goccette. Poi quando si asciugano vi ritrovate le macchiette di gocce, e quindi no, prodotto bocciato. Poi, primo prodottino di make-up che vi faccio vedere è questo illuminante MAC, che era della collezione, e infatti poi questo non lo butto perché comunque era una collezione limitata, di Rihanna. Il pack di questa collezione era fantastico perché era oro rosa ed aveva appunto la R di Rihanna con la firma, ed era appunto un illuminante, e come vedete l'ho terminato proprio stamattina. Era un illuminante in crema e la mia colorazione era il Diamond della linea Frost, ed era praticamente un dorato. Io questo l'ho utilizzato principalmente come base per altri illuminanti, cioè di per sé era sì bello, però io trovo che gli illuminanti questi in crema tendano a spostare il correttore o comunque il fondotinta, e quindi a evidenziare comunque i pori, per cui poi lo tamponavo anche con un prodotto in polvere, e ultimamente l'ho utilizzato mischiandolo al fondotinta. Mi piace tantissimo l'effetto con il fondotinta, mi piace forse anche di più, perché a me comunque avere dei micro glitter in faccia non dà fastidio, anzi mi piace questo effetto luminoso che dà, quindi questo prodotto mi è piaciuto tantissimo, a parte poi anche per il packaging. Poi ho ben due yogurt body finiti, e questi sono di The Body Shop. Allora, io stra adoro le creme corpo di The Body Shop, in particolare i burri mi piacciono tantissimo. Questi yogurt mi sono piaciuti tanto tanto tanto. Allora, io avevo questo allo zenzero e questo invece al latte di mandorla. Allora, ovviamente le profumazioni sono completamente diverse, perché questo era veramente delicato, leggero, semplice. Questo invece allo zenzero era molto forte e pungente e si sentiva veramente tanto. Per entrambi non posso che dire ottimi prodotti, ma la cosa fantastica è la consistenza, perché sono tipo gel ma liquidi, un po' liquidi, per cui hanno una consistenza molto molto leggera,
ma hanno un forte potere idratante e si assorbono in un attimo. Quindi io questi yogurt per il corpo li ho stra adorati. Poi prendo il mio fedele Hello Kitty, perché come vedete è veramente pieno, e estraggo le cose, perché poi i due prodottini di cui vi voglio parlare ve li lascio alla fine. Allora, vediamo di estrarre qualcosa. Mascara MAC, e questo è il False Lashes, ed era in questa colorazione prugna. Un prodotto completamente inutile, cioè metterlo o non metterlo non faceva differenza. Lo scovolino è questo conico, ma veramente non rilasciava colore, non infoltiva, non allungava, nulla di nulla. Quindi l'ho finito utilizzandolo come top coat, ma giusto per dire, per finirlo. Poi altro mascara, questo è quello di Benefit, il Bad Girl Bang. Questo, allora, a parte il packaging bellissimo, aveva come scovolino questo semplicissimo, ma questo mi è piaciuto. Veramente ottimo mascara, nero intenso, e con questo scovolino piccolo poi si riuscivano a raggiungere facilmente anche le ciglia inferiori. Quindi questo sì, questo mi è piaciuto, ottimo. Poi ho finito questo balsamo di Della Glisse, quindi di Testa Nera, seta fluida, e questo è per capelli sciupati senza vitalità. Allora, io l'avevo preso essenzialmente per il packaging, ma io devo smettere di comprare balsamo, perché a me i balsamo non fanno nulla, e anche questo, indipendentemente dal fatto che siano economici o più high cost, su di me i balsamo comunque non fanno nulla. Metterli o non metterli non serve a niente, quindi per me questo è un prodotto bocciato. Poi struccante, questa è l'acqua micellare di C.O. Ulrich. E io questa qui la compro in farmacia o in parafarmacia, e questa è per pelli sensibili. Io questa l'ho utilizzata sia per gli occhi sia per il viso, ottimo prodotto. Ha difficoltà un po' con il mascara, ma essenzialmente se si fanno più passate, ma altrimenti insomma strucca benissimo e non dà problemi. Quindi questo ottimo prodotto. E io praticamente l'ho semplicemente distrutto, ma a parte questo praticamente il tappo sarebbe dentro a quest'altro. Ha come dosatore questo, che è anche ottimo, perché comunque non vi esce fuori tutti insieme. Poi dischetti struccanti, questo mese ho finito questi della Cotoneve, sia quelli grandi per il viso e sia quelli piccoli per gli occhi, e questi sono quelli che sono fatti con l'acqua termale di Bormio, delle Terme di Bormio. Poi schiuma per i capelli, questa è della L'Oreal Studio Line Power Ricci, e aveva una consistenza forte, però devo dire che queste spume della L'Oreal sono buone, perché non appiccicano i capelli, però eliminano effettivamente il crespo, soprattutto in questo periodo dell'anno che almeno qui da me è sempre molto nebbioso. Quindi io questo prodotto lo promuovo, mi è piaciuto. Poi siero per il viso, questo è della Saponaria ed è l'acqua costituzionale attiva melagrana, antiossidante, effetto anti-age. E questo appunto era un siero, anzi forse un tonico, oddio non ricordo, no era più un, no, era un siero sì. E questo mi è piaciuto, a parte il packaging, anche se è un pochino scomodo perché è veramente molto pesante, perché credo che sia di vetro, però a parte questo, ottimo prodotto. Si sentiva veramente la pelle purificata, mi è piaciuto tanto. Però forse vi ho detto una cavolata,
non è assolutamente un siero, ma è un tonico, sì, un tonico, perché si spruzzava ed era liquido tonico, quindi pre-siero, e infatti sì, aveva questo effetto proprio di pulizia profonda, mi è piaciuto tanto. E tra l'altro la Saponaria è una marca che è cruelty free, quindi è vegana, è biologica, ed è anche, c'è scritto, una società etica, quindi italiana, quindi ottimo, ottimo prodotto. Altro illuminante finito è questo di Marc Jacobs, e questo era sempre un illuminante cremoso che io ho utilizzato solo ed esclusivamente mischiandolo al fondotinta. Io adoro mischiare gli illuminanti al fondotinta. Questa era nella colorazione Fantasy e questa è la linea Dewdrops. Cioè, questo era un po', si vede ancora il colore, era tipo un rame chiaro, e io pensavo che mi avrebbe eccessivamente scurito il fondotinta, invece no, dava solo appunto questo effetto luminoso, e mi piaceva tantissimo il packaging perché oro rosa, molto pesante, è anche questo perché tutto di vetro, così, cioè veramente pesa, però tutto questo packaging oro rosa, cioè fantastico. E per terminarlo non ho avuto nemmeno tante difficoltà, perché l'ho tolto praticamente da qui e tutto il prodotto l'ho prelevato con un pennellino, quindi nonostante il packaging fatto così sono riuscita comunque a prelevare tutto il prodotto, è rimasto giusto qualcosina qua su, ma qua su è impossibile da prendere. Per cui, essendo comunque un prodotto costoso, sono comunque riuscita ad utilizzarlo tutto. Poi, finito questo fondotinta che io ho adorato, di Kat Von D, che è il Lockit, famosissimo, e io ho preso la colorazione, quella più chiara, la 42 Light Neutral. Che dire? Allora, a parte il packaging, perché a me i packaging di Kat Von D, che sono un po' dark, no? Anche come, diciamo, logo, come font, sono molto dark, mi piace tantissimo. Questo anche con questa goccia che cade così colata mi piace tantissimo. Il pack di questo fondotinta è quello che io in assoluto adoro, perché a mano che si usa sale, e quindi comprime tutto il prodotto, quindi non ci sono sprechi, e mi piaceva moltissimo il fatto che ci fosse questo tappino che andava a coprire il foro di uscita del prodotto, e non lo so, mi piaceva molto questa accortezza, quindi ottimo prodotto, non solo, ma proprio anche ottimo packaging. Questo fondotinta è piaciuto tantissimo perché l'ho trovato idratante, l'ho trovato super adatto alla mia pelle, leggero, coprente, cioè aveva veramente tutti i vantaggi che uno si aspetta e che vorrebbe da un fondotinta. Poi ho finito questo prodotto di Sunsilk, che è praticamente un prodotto che si dovrebbe applicare sui capelli bagnati prima di lisciarli, e dovrebbe favorire l'effetto liscio, ma siccome senza risciacquo, infatti, ma siccome io non l'ho usato così, ma l'ho mischiato alla schiuma, non so che dirvi se effettivamente funziona per lisciare i capelli. Io l'ho utilizzato così, mischiandolo alla schiuma, perché mi rendeva la schiuma un po' meno appiccicosa e mi dava comunque un effetto più morbido ai capelli, quindi io per questo uso, per come l'ho usato io, ve lo consiglio, ottimo prodotto, leggero soprattutto sui capelli. Poi ho terminato, non ci crederete, un altro illuminante, completamente finito come vedete, e questo è di NARS. Allora, io odio i packaging NARS perché sono fatti con questa plastica nera che diventa con il tempo orrenda, perché ci si appiccica di tutto, diventano appiccicosi, cioè questa plastica delle confezioni NARS è orribile. E questo mio era il Copacabana, era praticamente un illuminante in stick, quindi un po' cremoso,
color bianco, insomma sull'avorio, per le scenti. Allora, applicato così, no, perché veramente vi portava via tutto il fondotinta e vi evidenziava tutti i pori, quindi da quel punto di vista anche solo picchiettandolo non andava bene. E io anche questo l'ho usato essenzialmente come base per altri fondotinta, per altri illuminanti, e ultimamente l'ho mischiato anche questo al fondotinta e l'effetto mi piaceva, e quindi ok, altro prodotto terminato. Però io dovessi ricomprare un illuminante di questo colore, non lo ricomprerei senz'altro NARS, perché cioè il pack fa schifo. Poi ho finito labbra da cinema di Lush, il famoso abrasivo per le labbra, l'abrasivo Lush allo zucchero, che sa di popcorn, quindi è anche un po' salato. Ottimo prodotto, a me questi prodotti piacciono molto perché li trovo divertenti da usare, e comunque anche se li si vuole un po' leccare, sono comunque completamente naturali, quindi non succede nulla. Ottimo prodotto, che faceva anche il suo bel effetto, non solo scrabbante ma anche idratante, quindi ottimo prodotto. Poi ho terminato questa base per occhi, quindi il primer di Kiko. Questa non so nemmeno se la producono più, questo è vecchissimo, però appunto l'ho finito adesso, sarà stato anche scaduto ma non mi ha dato nessun problema, quindi ottimo. A me questi mi sono sempre piaciuti, non ricomprerò più Kiko perché ormai sono tanto tempo che non compro da Kiko, però ottimo prodotto, insomma, uniformava bene il colore di tutta la palpebra, quindi ottimo. Poi devo buttare la colla, questa per ciglia finte, la Duo Adhesive, perché mi si era seccata praticamente tutta, come vedete, proprio completamente secca, e credo che non la ricomprerò. Allora, la colla di per sé è ottima, ma io la uso veramente raramente, pochissimo, quindi cioè spendere soldi per questo prodotto non, a me non conviene. Uso la colla che trovo in dotazione con le ciglia finte, e che quelle non si sa perché ma non si seccano mai, e però sì, questo comunque è ottimo perché veramente teneva su tutto e non stava, insomma, sicuro tutto il giorno che le ciglia non si muovevano, però no, basta, non la compro più. Poi ho terminato questo duo di MAC che era per le sopracciglia, quindi erano due ombretti per sopracciglia, e questo era il duo nella colorazione Brow Duo, nella colorazione brunette, quindi un colore più chiaro, un colore più scuro, marroncini, e mi sono durati tantissimo. E ottimo prodotto, mi sono piaciuti tantissimo perché davano veramente un effetto naturale, e poi avendo comunque questi doppi colori in base anche al trucco che si fa o anche magari al colore dei capelli, no, che si cambia, c'è sempre la possibilità quindi di creare la tonalità giusta e per ogni occasione, quindi ottimo prodotto, durava tutto il giorno anche andando in palestra, sudando senza problemi. Poi ho finito questa matita per le sopracciglia marrone di Anastasia Beverly Hills, e questa era nella colorazione Dark Brown, aveva anche il suo pettinino, e che dire, i prodotti Anastasia Beverly Hills per le sopracciglia sono fantastici. Io stra-adoro le matite queste classiche, queste normali, perché trovo che per l'uso che serve a me siano le migliori, perché si sfumano meglio insieme agli ombretti, insomma io preferisco le matite classiche, quindi ottimo prodotto. Ultimo prodotto, anzi no, perché poi ci sono i due di cui vi devo parlare, ultimo prodotto insomma di questi è questa maschera per idratante per il viso da giorno di Nakomi. E questa mi è piaciuta tantissimo, non so dirvi bene che cosa fosse fatta, perché
è scritto qui davanti in una lingua incomprensibile e ho buttato la confezione, quindi non lo so, però di per sé la crema era veramente buona perché è leggera, ad assorbimento abbastanza rapido, diciamo, e, però sì, soprattutto leggera e fresca, quindi ottimo prodotto. I due prodotti di cui voglio parlare sono questi. Allora, innanzitutto questi integratori per i capelli e per le unghie. Io questo l'ho preso in farmacia perché avevo già utilizzato come si chiamano le pastiglie gommose Panda Hair Care, ma praticamente non mi hanno fatto nulla. E adesso ultimamente notavo che avevo una caduta di capelli più del normale e soprattutto le unghie molto molto fragili, ma proprio che appena sbattevo da qualche parte mi si rompevano. Quindi sono andata in farmacia a chiedere un integratore, mi hanno dato questo, e che è della Capelli Sana Vita. Mi è piaciuto tantissimo, nel senso che ha rapidamente fatto quello che doveva fare. I capelli cadono molto meno, ma soprattutto le unghie sono molto molto forti. Mi è successo anche da poco che una fosse un po' troppo lunga, no? E quindi mi si fosse piegata, ma non si è spezzata. Quindi questo ha funzionato tantissimo e io le ho prese tutte quelle che c'erano dentro, sono 30 compresse, andava presa una la mattina, comunque una al giorno lontano dai pasti, e quindi ottimo prodotto. E poi concludo con un prodotto che io ho adorato ed è senza... potete anche indovinare la marca, Rituals, perché io questa marca la adoro, soprattutto appunto per i prodotti corpo. Ho scoperto questo doccia schiuma, che però non è un doccia schiuma, è una spuma. Allora, innanzitutto vorrei farvi vedere l'erogatore, infatti questo si chiama Shower Flower, Flower Shower Foam. E questo è della linea Ritual of Holly. Colora la tua vita, il tuo mondo con l'amore. Ed era al White Lily e al Fiori di Pesco. Allora, l'erogatore è fatto in questo modo strano, ma non tanto, nel senso che andando a premere qui le linguette, fuoriesce la schiuma da qui e vi si crea praticamente una rosa di schiuma molto densa, molto solida, e quando ve la spalmate addosso sul corpo bagnato diventa proprio un sapone, non va a perdersi e quindi a fare solo quell'effetto lì per lì e a smontarsi, rimane densa, corposa, a parte il profumo che è qualcosa di fantastico, il profumo è una cosa deliziosa, dolciastro, ma proprio buono, sì, dolce, molto dolce, e, ma c'è proprio questo effetto di questa schiuma densissima a forma di rosa, che è qualcosa di formidabile, ma soprattutto appunto è molto molto piacevole lavarci, sì, proprio perché è corposo, è bello, è un prodotto stupendo, secondo me anche come regalo, io questo lo trovo da Sephora, è un regalo fantastico perché è un prodotto che senz'altro non tutti conoscono, non tutti hanno mai provato e non si può non apprezzare. Basta, i prodotti finiti sono finiti, cioè una marea. Non mi ricordo se, ma credo che siano i prodotti finiti di 2 mesi, perché sono veramente tantissimi. Sono stra contenta di me perché ci sono anche tanti prodotti di make-up e mi piace pensare che sto smaltendo questi prodotti make-up che avevo da un bel po', e quindi niente, sono stra orgogliosa e felice. Quindi niente, chiudiamo tutto, quindi grazie per aver seguito questo video, spero di avervi fatto conoscere magari qualche prodotto che vi ha incuriosito e ci vediamo al prossimo video, ciao!